La setta non è nulla senza di me. Persino gli dèi fuggono al mio cospetto. Inginocchiati o muori. A che serve la democrazia quando le dracme dominano il mondo? Cosmos esige di conoscere i segreti nascosti nel cuore degli uomini, per questo lo strappo alle mie vittime. Quanto vale una vita senza migliaia di altre che dipendono da essa? Gli schiavi ti comprendono meglio quando incidi le tue regole sul loro cranio. Cosmos combatte per Atene e Atene combatte per Cosmos. Ho passato 20 anni in mare per poi scoprire che la mia casa era la setta. La battaglia sarà finita solo quando sarò l'ultimo a restare in piedi. Il caos è la nostra forza. Che odore terribile! Chi mai berrebbe un elisir con questi ingredienti? Termopili.
Pare non sia possibile camminare qui senza sporcarsi i piedi di sangue. Qui... Se chiudi gli occhi, puoi quasi sentirle. Le loro grida di guerra, prima che l'ultimo di quei coraggiosi spartani morisse. Le loro voci si spensero quel giorno, ma la loro storia verrà narrata per l'eternità. Non mi hai portato qui per parlare dei caduti spartani. Che cosa hai in mente, Erodoto? La battaglia delle Termopili echeggia nei nostri cuori. Ma essere qui significa sentirla nelle ossa. Qui ci sono solo fantasmi. I miei pensieri sono per i vivi. Prendi la tua lancia. La mia lancia? Perché? Devo sapere una cosa. Erodoto! Sto bene. Le leggende sono vere. Questa è la lancia di Leonida. La lama dell'eroe. Che ne è stato del traditore, Efialte? Re Sarse lo pagò profumatamente, ma tradimento genera tradimento. Fu messa una taglia sulla sua testa e morì come visse, da codardo. Che cosa accadde a Leonida dopo la battaglia? Cersei era noto per onorare i guerrieri che si battevano valorosamente contro i persiani. Ma Leonida lo fece infuriare a tal punto che gli tagliò la testa e la conficcò su una picca. Seguì una battaglia feroce e i suoi resti furono reclamati dagli Spartani e sepolti qui. Ora, però, riposa nel luogo a cui appartiene. A Sparta. Dov'erano gli alleati di Sparta? Gli Spartani non furono gli unici greci ad affrontare Cersei e la sua armata. In molti si armarono e si prepararono a combattere al fianco di Leonida e i suoi 300. Ma quando il possente re guardò nei loro occhi e vide la paura, li rimandò a casa.
A me sembra follia, non coraggio. La Pizia predisse che Sparta avrebbe perso o la libertà o il suo re contro i persiani. Leonida fece la sua scelta. Sapevi che sarebbe successo? Non ero certo, ma lo sospettavo. C'è un luogo che credevo fosse solo un sogno. Finora. Una struttura curiosa sull'isola di Andro. Forme misteriose incise nella pietra. Non ho mai visto niente del genere. Vuoi andare ad Andro per mostrarmi delle forme? Nei miei viaggi ho sentito parlare di un'antica civiltà. Un popolo che venne prima. La tua lancia e quel luogo sono connessi. Hai nominato un popolo che venne prima. Di chi parli? Non erano dei, ma vivevano più dei comuni mortali ed erano molto più intelligenti. Ho visto le incisioni nelle grotte, strani simboli che sembrano indicare che è stata questa antica civilizzazione a creare l'umanità e a donarle il fuoco. Ma Zeus ha incolpato Prometeo. Già. Beh, forse la sua aquila ha divorato il fegato sbagliato. La lancia si è risvegliata di fronte a te, Erodoto. Mi fido di te. Tu mi capisci? Farò tutto ciò che è in mio potere per aiutarti a trovare tua madre, lo prometto. Ma prima dobbiamo andare ad Andro. Ci vediamo alla mia nave. Benvenuto a bordo della Dresden! Viaggerai con noi? Solo per un breve tragitto, ho degli affari di qui. Rodoto mi sta aiutando a trovare mia madre. Gli dei ti hanno fatto incontrare Erodoto e a me hanno fatto incontrare te. Operano in modi che non possiamo comprendere. Possiamo andare dove ci conduco. Forse hai ragione. Io e Erodoto abbiamo anche dei nemici in comune. Come il Venore? Sì, lui faceva parte di una potente organizzazione chiamata Setta di Tonos, che controlla il mondo greco tramite noi. L'oracolo? Impossibile! Apollo non lo permetterebbe! E ora sono sulle tracce di mia madre. Devo trovarla prima di me. E io credo che siano pronti a eliminare chiunque tenti di ostacolare. Per Hermes! L'oracolo è corrotto! E adesso questa setta! Sappiamo chi gli comanda? Non lo so con certezza. Credo che possa essere mia sorella. Tua sorella? Per Zeus, che vita complicata che hai! Non ne parliamo. Ma non temere! Ora la setta di Cosmos ha tre nemici! E uno di loro combatte come Atena e scaglia saette come Zeus! Scateneremo l'ira degli dei su di loro! Sei sempre così ottimista? Sempre! È per questo! Che Poseidone ci porti ad Atene! Prima dobbiamo andare ad Andro! Allora ad Andro! Dobbiamo apportare qualche miglioria? Che puoi dire? Beh, è vecchia e non è nelle migliori condizioni. Non potevi dirlo prima che partissimo? Ora dove troveremo i materiali necessari in nome di Poseidone? Mio padre mi ha insegnato che il mare pretende un tributo. E noi faremo lo stesso. Per fortuna.
fortuna il mare è pieno di navi pirata da abbordare e saccheggiare. Allora che aspettiamo? Abbordiamo un po' di pirati! Tempesta in arrivo! Sì, sembra qualcosa di prezioso! La baia di Maratona è lì davanti. Maratona? Sai, la battaglia in cui una manciata di Atenesi tenne vado alla prima invasione persiana. Il grande tenista, il re Dario di Persia. Non so. Il luogo in cui il grande Teseo uccise il feroce toro di Creta. Ah, quella Maratona. Siete senza speranza. C'è una cosa che voglio chiederti. Dimmi. La tua lancia, dove l'hai trovata? Mia madre mi disse che l'esercito spartano l'ha portato indietro dalla battaglia delle Termopili. Perché riportarla a lei? Leonida era suo padre. Incredibile. E ti dà delle visioni. Forse cerca di guidarti e di mostrarti una via. Non solo. Mi aiuta in battaglia. Che vuoi dire? Io non so come descrivere. Tieniti forte! Così Don e Zeus sono infuriati e fanno a gara per affondare la nave. La prima chinese. Dovevamo sacrificare una capra prima di partire. È davvero straordinario. Ci avviciniamo all'isola di Alfa, Alexos. Sì, e potremmo visitarla. È una porta. Non ho mai visto una cosa del genere.
Come faccio a entrare? Chissà se... L'esitazione altro non fa che portare... alla tomba, lo so, madre. Tu stai crescendo e la tua determinazione è molto forte, ma non agisci. Stavo per farlo. Lo so, ma sono momenti come questo a decidere ogni cosa. Avanti. La lancia di Leonida. Sei abbastanza grande. Forse la lancia di mio padre è un po' pesante, ma ora sei pronto. Ho sentito qualcosa! Oh! Questa lancia è magica! Racchiude un grande potere al suo interno. È appartenuta a una stirpe di eroi incredibili. Lo stesso sangue scorre in te e in me, in tutta la nostra famiglia. In tutti noi. Pensa a Leonida. Aveva un grande coraggio e ha compiuto un sacrificio enorme. Tu possiedi il suo sangue e la sua stessa forza. Riusciamo a percepire certe cose intorno a noi. È il dono della nostra famiglia. Ma non tutti riescono a capirlo. Alcuni riconoscono il potere che abbiamo e vorrebbero averlo per sé. Cercheranno di portarcelo via. Non lo permetterò. Lo so. Tu sei un guerriero. Se andremo sempre avanti e se non ci volteremo mai, saremo invincibili. Arriva una tempesta. Allora forse è il momento di andare avanti. Madre, non ti ho dimenticata. Per gli dèi, chi ha costruito tutto questo? Come può esistere un luogo simile? Come potrei spiegare una cosa del genere a uno come Marco? C'è un bagliore laggiù. Creazione attivata. Sincronizzazione di trasmissione cronicità. Contatto.
Deimos. La forgia. Lo sapevo, ti ho lasciato troppo nell'Animus. I tuoi parametri vitali sono critici. Non capisci. È la conferma che Alexios non solo possedeva tecnologia Isu, ma poteva anche potenziarla. Immagina la potenza di quel bastone. Lo ammetto, sarebbe una scoperta incredibile. Ma sono un medico e devo verificare che tu stia bene. Ora riposati un po' prima di tornare da Alexios. Non c'è tempo. L'abstergo potrebbe già essere sulle nostre tracce. E noi saremo pronti ad accoglierli. Se ti friggi il cervello, la nostra missione sarà finita. Lo dicevano che ci sai fare coi pazienti? Siamo una squadra. Ti copriremo le spalle finché non avrai finito di indagare. Lo so. Ieri Kyoshi ha reso sicuro l'attico e tiene tutto sotto controllo. Alanna è disponibile per fare ricerche storiche. E io sono qui per te se ti senti confusa dall'Animus. La mia psicologa. Dottoressa, come ti senti ora che siamo vicinissimi al bastone? Il bastone è importante, ma i Templari e gli Assassini hanno già trovato bastoni dell'Eden in passato. Nikola Tesla ne ha fatto esplodere uno in Russia, mi pare. Stavolta è diverso. Se quello che ho visto in Egitto è vero, questo bastone non controlla solo la mente, ma anche la materia. E il tempo. Immagina riscrivere le leggi dell'universo. La lancia che hai trovato è qui e non fa proprio nulla. La lancia è legata a una stirpe. Leonida, Alexios e Deimos, cioè Cassandra, erano intimamente connessi a essa. Ma sei sicura di poter usare il bastone di Ermete? No, ma se lo prendono i Templari non si fermeranno finché non troveranno chi possa farlo. Allora, che ne pensi del mio nuovo Animus? Vuoi dire il nostro nuovo Animus? È roba dell'Abstergo. Che io ho modificato in ogni minima parte. È un prototipo di console Animus variante Brahman con capacità input-output potenziate al massimo. Ultra portatile, con più potenza di calcolo di NASA e CERN messi insieme. Vado a farmi un giro. Peccato non avere più accesso alla palestra dell'Abstergo, eh? L'iscrizione costa troppo. Sei sicura di voler rientrare nell'Animus? Ho idea che starai lì dentro per un bel po'. Sì, sono pronta a tornare da Alexios. Ok, sarò sempre qui con te. Ora la mia lancia è più forte. La setta non ha speranza. Beh, Erodoto ne sarà felice. È evidente. Qualcuno è stato qui molto tempo prima di noi. Leonida sapeva di questo posto.
Dobbiamo parlare! Non è stato difficile trovarti. Sei venuta da sola? Stai bene? Cassandra, sei viva! Non mi toccare! Dai, sorellina! Devi raccontarmi tutto. Che ti è successo? Non devo raccontarti niente. Non ti conosco. Beh, io conosco te. Non fa niente. Ci sono cose più importanti di cui parlare. Hai ragione. Come la trovata del manufatto. Hai attirato la mia attenzione, se è quello che volevi. Cosa? Il manufatto ha mostrato la verità. Siamo fratelli e siamo sopravvissuti a Sparta. Sì, ha mostrato la verità e ha confermato quello che già sapevo. Che tu mi hai buttato giù da una montagna! Se è questo che pensi, Cassandra, devi aver sbattuto la testa venendo qui. Ho sentito la storia. E non da un bugiardo come te. E non chiamarmi mai Cassandra. Giusto, Deimos. No, lei non posso dire di conoscerla. È una semidea. Venerata e temuta dalla setta e da tutto il mondo greco. A me sembra pura fantasia. È stata la setta a farti credere a questa storia. Fossi in te chiuderei quella bocca, se non vuoi che lo faccia io. Non l'hai fatto quando ne hai avuto l'occasione. Non lo farai nemmeno ora. È un'idiozia! Dobbiamo trovare nostra madre! Non mi interessano le rimpatriate. Voglio solo sapere cosa credi di fare. Quello che fa la tua setta. Cerco Mirine, nostra madre. Non cercano lei. I tuoi amici non la pensano così. Lei è il loro prossimo bersaglio. Se mai la cercassero, sarebbe per ucciderla. Ma se non sai dove si trova, significa che ha abbandonato anche te. Davvero triste. Anche se siamo stati abbandonati, siamo sopravvissuti. Possiamo riportare le cose come erano, dobbiamo solo trovarla. Alla setta non importano i sentimentalismi o la famiglia. Il suo unico scopo è il controllo. Se è vero che ci cercano, di loro che non troveranno mai Nicolao. È svanito nel nulla. Credimi, l'ho cercato. Se ho trovato te, il figlio perduto di Nicolao, troverò anche lui. E quando lo farò, si pentirà di non essersi buttato lui da quella montagna. Non mi importa ciò che pensi. Troverò Mirine. Fa la cosa giusta. Vieni con me. Cosa? La cercheremo insieme. Potresti aiutarmi. Oh, credi che l'amicizia sia la risposta? Io e te come due bimbi smarriti in cerca della mamma. Sei così debole. È responsabilità, non debolezza. Non abbandonerò la mia famiglia solo per vendicarmi. Responsabilità? Non farmi ridere. La setta ha un piano e non si lascerà ostacolare da gente come te. Dare la caccia a tua madre non gli basta? Non siamo rapitori. Siamo politici. Chi non sta con noi è contro di noi. E pagherà per i suoi errori. Come me? Come te. Ho sentito che vuoi andare ad Atene. Quando sarai là, di a Pericle alla sua feccia elitista che i prossimi sono loro. La setta ha lasciato in vita Mirim e anche Nicolao. Perché ucciderli ora? Perché tu vivi. Sei tu la causa. La setta è potente, ma i suoi membri sono mortali. Io ho il sangue degli dèi, perciò pensano che ce l'abbia anche tu. Ma scopriranno quanto si sbagliano. Darò la caccia alla setta, sappilo. Hai visto quanti siamo? E di che cosa siamo capaci? Credi ancora di avere una possibilità? Mettimi alla prova. A quanto pare avere fegato è una cosa di famiglia. Dici che abbiamo lo stesso sangue. Vediamo cosa sai fare. Ah.
Ci siamo ritrovati, sorella. Ti ho detto di non toccarmi. Deimos! Malaka! Erodoto non ci crederà. Devo dirgli cos'è successo. Ugh!